Si è svolta stamane a Riva del Garda, presso il centro congressi di Sant'Alessandro, l'assemblea provinciale dei circoli pensionati del Trentino. Abbiamo intervistato il presidente trentino Giuseppe Marocchi. Dobbiamo pensare che a livello nazionale siamo oltre 450.000 iscritti, 1.300 realtà che nel resto d'Italia chiamano centri sociali e culturali. Noi come Trentino li chiamiamo ancora circoli, diciamo anziani e pensionati. Stiamo cercando di trovare una formula alternativa dicendo circoli culturali, ricreativi, anche per poter aprire, diciamo gradatamente ma lentamente, la porta ai meno anziani, perché c'è la possibilità anche per i giovani di trovare un punto di riferimento, di esserci di aiuto, avendo questi, diciamo, molta più facilità di noi nel operare con il computer e quindi via internet, e avere notizie, e avere proposte, e avere suggerimenti sul da farsi senza dover attendere le comunicazioni via posta. A livello sociale ha un'importanza notevolissima, perché consente, diciamo, alle persone che ancora hanno voglia di fare qualche cosa di essere disponibili per dare una mano anche nel campo, diciamo, quasi assistenziale, cioè stando vicini alle persone sole, aiutandole quando hanno bisogno di recarsi dal medico o di avere delle diciamo così, occasioni per farsi visitare, oppure diciamo anche accompagnandole nelle nostre piccole iniziative, che sono le gite sociali, le visite ai musei, prima quelli locali, provinciali, e poi quelle naturalmente a livello nazionale.